Eccoci, buonasera a tutti, bentrovati alla nostra consueta diretta delle 19 come ogni giorno, sempre su questa pagina e mi sembra molto una cosa televisiva, poi in realtà invece stiamo su una pagina Facebook. Benvenuti anche oggi alla nostra diretta di ogni giorno, salve, mi sento molto a casa. I primi che si collegano, inizio a vederli. Perché da qui riesco a vedervi. Non è vero. Vedo semplicemente un telefono, vedo qualcuno che si collega. Bene. E voilà. Ciao Andrea, Cristina, ben trovati. Ho ricevuto il video, Cristina, ma non riesco a scaricarlo. Spero di Oksana, bentornato Jenny. Eccoci, senza punto interrogativo. Sì, non lo so. Oh, bella, bella Davide. Bene. Bene, bene. Siamo giunti alla nona puntata. Ciao Mariangela, Giorgia, ben trovati. Jean-Marie, bonsoir. Non so se pronuncio in maniera. Oh, bella Valerio, bella. Ciao Angelica. Io vi saluto tutti. Ivan, dai. Io resto in diretta, è meraviglioso. Questo qui deve essere l'hashtag del prossimo video. Non so come funzionano questi meccanismi. Isaac, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao Rita. Marco, buonasera. Questo è Coach. Io sono un pochettino così. Renato, bene, bene. Cominciamo a diventare tanti e così possiamo iniziare a entrare nel merito della situazione perché in un video che sta girando sulla mia pagina. Salve, buonasera. È la prima volta che mi segui, vero? Però ti conosco. Bene, bene. Sì, ho fatto girare questo video in cui dicevo entriamo in una seconda fase. Per chi non ha seguito le prime lezioni, si possono recuperare facilmente sulla pagina di Facebook oppure sulla pagina di YouTube, andarla a rivedere e insomma, ecco. Ripartiamo da qui per affrontare una seconda parte, chiamiamola così, del corso, nella quale cercherò di essere un po' più pratico e di andare a provare delle scene, a fare dei tentativi, capire meglio il lavoro anche sul personaggio, capire come è strutturato un testo, come lo si può mettere in scena. Cerchiamo di entrare un po' più nella pratica. Chiaramente è una live. Proviamo a utilizzare lo strumento tecnico nel modo che in cui ci permetta insomma di arrivare a un risultato che sia plausibile. È chiaro che affrontare queste cose dal vivo è diverso, però per quello che è il nostro strumento a disposizione, la situazione che stiamo vivendo, credo che stiamo interagendo in maniera assolutamente dignitosa e corretta. Mi state inviando file audio, video, ho visto anche il video di Alessandro, di Roberta, se vi collegate speditemi un messaggio, battete un colpo se ci siete, Adele. Buonasera, ben trovata. Interessante, molto. Ho visto i video di Renato, quello di Cristina ho visto il primo, il secondo non mi è arrivato, non riesco a scaricarlo, però mo vediamo quello che succede, se riusciamo a recuperarlo. Devo dire, ed è questa una cosa che affronteremo anche nei prossimi giorni, perché quello che volevo fare è farvi affrontare delle scene tratte anche dai film, perché ieri con Jean-Marie abbiamo accennato il discorso del sensoriale. Che è la cosa che vado ad affrontare oggi. Vorrei affrontare due cose in questi giorni: il discorso del sensoriale e il discorso della causa-effetto. Perché dico questo? Il concetto di causa-effetto è un concetto che, soprattutto online in questi giorni ed anche per decreti ministeriali, viene molto preso ad esempio. Ciao Valerio, ciao Alessandra, perché è un elemento che sembrerebbe essere la natura delle cose. Ora, noi facciamo parte della natura e stiamo vivendo un momento storico molto complicato. È un momento complicato dal punto di vista organico-biologico, sembrerebbe, ed è un momento complicato dal punto di vista socio-economico, perché ci troviamo in una condizione di costrizione, ciao Sandra, rispetto alle nostre libertà principali previste dalla Costituzione in ordine a un'emergenza, per cui un decreto ci impedisce di essere. Ciao, buonasera.
di essere liberi come al solito di fare le cose che facciamo, stiamo chiusi in casa. Ciao Francesca, e cerchiamo di usare correttamente il nostro tempo per una crescita personale, per una crescita per chi vuole anche professionale. A questo, insomma, serve questa ora in cui ci incontriamo. Marco, posso mandarti la mia interpretazione teatrale di una canzone? Assolutamente sì, che poi è un altro esercizio interessante, interpretare teatralmente una canzone, un ottimo esercizio, anche tecnico. Bene, l'uomo, la natura, non funziona causa-effetto. L'attore, che è una simulazione del cittadino, l'attore è colui che simula i rapporti umani. Allenandoci come attori, noi simuliamo la nostra coscienza e conoscenza di esseri umani. Andiamo a migliorare probabilmente o tentiamo di capire come funzioniamo da esseri umani attraverso il gioco della recitazione. E scopriamo recitando, e andremo a affrontare proprio questo in questi giorni, che non funzioniamo secondo meccanismi di causa effetto. Assolutamente no. Ciao Sara. Ad esempio, vi faccio un esempio proprio che parliamo, no, di io mi sto lavando le mani tutti i giorni, ma tanto, pure con la mucchina. Io ho rischiato di cancellarmele le mani, adesso non so se ancora si vedono perché me le lavo proprio tanto. Poi mentre me le lavavo, mi è venuto in mente una cosa che è successa a una persona che conoscevo, era il mio barbiere di quando ero piccolo, che lui si lavava tantissimo le mani, lavava tutto, disinfettava tutto. Mangiava con un'accuratezza pulendo e disinfettandosi ed era un maniaco della pulizia, tanto che è morto di epatite. Ora, non possiamo controllare la natura. E spesso quando noi andiamo a fare delle azioni e pensiamo a un meccanismo di causa ed effetto, rischiamo di tradire quel risultato perché non funzioniamo come attori, come esseri umani. All'interno di questo circo chiamata vita, secondo meccanismi di causa effetto. Probabilmente la clausura ci aiuterà a risolvere dei problemi, ma non è detto. Perché non è che se tu fai A accade B, perché la vita è un insieme di fattori correlati e non sai mai come va. È come una scatola di cioccolatini, che peraltro se te ne mangi troppi, cioè ti senti male. Ok? Per cui non è detto, la vita non funziona secondo un meccanismo di causa effetto. In parallelo, ciao Alessandro, finiremo come si lima le impronte digitali precisamente, ciao Sofia. In parallelo anche la recitazione, che è simulazione della vita, non è un meccanismo di causa effetto. Ora, esistono tanti esperti. Io sono un esperto di teatro, no. No, non perché non lo sia o non possa esserlo. Ma perché è impossibile essere dei veri esperti della mia attività? Perché non ne abbiamo controllo. Chi si occupa di questa attività, e sono molto fiero di voi che mi state seguendo, non lo dico, cioè ve lo dico proprio, si dice col cuore in mano, no? In maniera totale. Perché noi stiamo cercando di capire come funzioniamo. E questa è una cosa importante per noi. E per tutti gli altri. La nostra vita è capire chi siamo e come funzioniamo. Metterci in mano agli esperti mi fa ridere. Per esempio, i grandi scienziati, no? I grandi scienziati sono quelli che si pongono come filosofi, che si pongono come teatranti, quelli veri però, come i grandi maestri. Io penso a Stanislavski, che è stato nella pedagogia del Novecento probabilmente l'esponente più importante. Un teatrante, sì, un regista, ma un filosofo. E tu devi provare a capirla la natura. Gli uomini di scienza, soprattutto quando pensano con arroganza, non vanno lontano perché la scienza ti aiuta a osservare la natura e spesso con occhio miope. La filosofia e il teatro ci aiutano ad affrontarla con una vista un po' più chiara. Perché? Perché ci mette nella condizione di provare a capire che cosa siamo. Non funzioniamo secondo un meccanismo di causa-effetto.
Non funzioniamo così nella vita, non funzioniamo così nella recitazione, che è una simulazione della vita. Questo può aiutarci a essere cittadini più consapevoli. Bene, non volevo fare una predica, però oggi mi sento molto Don Sturzo, ma insomma, vabbè, ho voluto iniziare con questa piccola considerazione. Leggo i messaggi. Lavarsi troppo indebolisce le difese, assolutamente. Abbiamo virus, diciamo, positivi sulle mani che ci permettono di difenderci dall'esterno. Per millenni, ma che dico per millenni? Gli uomini senza mucchina hanno vissuto una buona vita. Poteva morire prima che si lavava. Ah, non lo so, dice, mi dispiace. Poi è una persona a cui tenevo tanto, sinceramente, mi dispiace pure aver fatto questo esempio. Però, insomma, era per dire, mi è venuto in mente così oggi mentre mi scartavetravo tutto. Ci sono persone che non sono abituate a lavarsi le mani e questo è sbagliatissimo. Cioè, chiaramente. Non volevo dire non ve lavate, anche perché poi puzzate, per cui anche, però tanto non, a distanza potete pure non lavarvi. Anche pulirsi da altre parti più nascoste, cala, grande Alessandra. Infatti io stavo aspettando il tutorial di Barbara D'Urso. ok. È difficile capire noi stessi come la vita. Eh sì, è proprio difficile, infatti dobbiamo andarci molto cauti. Se stai dentro casa non serve. No, ma serve pure dentro casa, anche perché l'aria gira. E nell'aria c'è tutto, per cui io non ho una lavata sata, perché no? Poi quando c'è la sfiga c'è tutto, questo è vero. La vita è fatta di fortuna. E anche il nostro mestiere è fatto di fortuna. Però, ecco, volevo porre l'attenzione sul meccanismo di causa effetto, quello mi interessava. Ieri, parlando con Jean-Marie, abbiamo fatto riferimento al discorso sul sensoriale. Ciao Fabrizio, ben trovato. Il sensoriale è un elemento importantissimo del lavoro dell'attore, soprattutto nell'ultimo secolo, con Stanislavski l'abbiamo scoperto o riscoperto. Che cosa ha fatto Stanislavski? È andato a imitare, a capire i meccanismi interni che venivano utilizzati dai cosiddetti fuoriclasse, cioè quegli attori, taluni italiani peraltro, che riuscivano a interpretare in maniera credibile le loro scene. E lui ha cercato di capire che meccanismi interni spontanei utilizzassero per arrivare a quel risultato. Dice, se io capisco come si rapporta col pallone Maradona, posso far diventare tutti gli attori, non dico come lui, ma insomma, facciamo tipo Zico, cioè li facciamo diventare bravini, ok? L'idea era questa. Stanislavski era un regista, peraltro, diciamo, dilettante, nel senso non era fra i registi quelli affermati, ed è riuscito a fare uno studio molto importante che tuttora determina un po' la base del lavoro sull'attore nella visione moderna. Ok, in quel lavoro abbiamo riscoperto lo studio de dei sensi, l'utilizzo dei sensi. Solitamente nella vita, se ci fate caso, noi ci andiamo a rapportare molto con la vista e in parte con l'udito. Molto poco scopriamo il mondo con gli altri sensi, il tatto, il gusto. Tendiamo a ingurgitare, tendiamo a toccare in maniera scomposta. È difficile che noi andiamo a sentire la superficie di qualcosa con grande cura, con grande attenzione. È raro che noi ci accostiamo ai sapori con grande attenzione, è giusto un sommelier. È difficile che, ecco, adesso anche sto cercando di acquisire cariche virali, che noi riusciamo a capire la realtà non utilizzando semplicemente lo sguardo. Persino le distanze noi le acquisiamo esclusivamente con lo sguardo. Un esercizio molto interessante, potete farlo anche adesso, perché tanto mi ascoltate, pure se non mi vedete cambia poco, anche perché non è che sia bellissimo, per cui potete tranquillamente chiudere gli occhi e ascoltare. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentirete, oltre alla mia voce ogni tanto,
dei suoni più o meno lontani in base a dove siete, non lo so. Io ho sentito per esempio adesso dei rumori nella stanza a fianco, sentivo una voce, ok? Se facciamo ancora più attenzione, cerchiamo di capire da dove provengono, in che posizione è direzionata la voce, in che posizione sta chi parla, magari anche che cosa stia dicendo. Se noi chiudiamo gli occhi e teniamo grande attenzione all'ascolto, possiamo iniziare a capire le distanze attraverso i suoni. Questo è un ottimo esercizio, io lo faccio spesso a teatro. Chi è mio allievo che sta seguendo, probabilmente l'ha fatto, non so se l'hanno fatto tutti, ma insomma è uno degli esercizi che facciamo. Vedo che mi scrivete molto sulla causa ed effetto, poi magari me li rileggerò con calma e ne parleremo perché così poi me li perdo. Se è bello non t'abbatte. Oh, grazie, manterremo, terremo duro, non ti preoccupare. Automobili che passano, Roberta, sì. Puoi anche capire a che distanza passano, che tipo di automobile è. Man mano che noi affiniamo l'ascolto, la cappa da cucina, ok? Riusciamo a capire anche le distanze attraverso l'ascolto. Gli animali questa cosa la fanno perché hanno bisogno di difendersi e utilizzano tutti i sensi per stare immersi nella realtà. Questo nel ricondurci anche in parte al concetto di causa ed effetto. Più stiamo immersi nella realtà, più riusciamo a capire l'esterno. Se noi guardiamo l'esterno con un senso e gli altri li teniamo chiusi o semichiusi, non stiamo nella realtà, stiamo nella mente, stiamo nella proiezione interna della realtà. Profumo disformato della vicina. Questa è fame però, Jenny. Questo non è sensoriale, questa è fame vera. Ok? Io guardo, vado per schemi, dico ok, la realtà grosso modo è questa e tendo a stare su quell'ordine di idee. Più utilizzo i sensi e più tendo a stare nella realtà, a captare cose che se non avessi fatto quell'allenamento non capterei, a captare cose che altri non captano. Perché noi abbiamo cinque sensi e poi uno straordinario intuito. Ok? Se guardo e basta e do una vaga ascoltata, termine improprio. Sento un pochino così, diciamo, in maniera un po' vaga, non acquisisco la realtà per quello che è. Chiaramente, dice Roberta, i gatti stanno sempre in campana. Precisamente, sia da cacciatori che per difendersi. Ed è quella la condizione che dobbiamo avere noi in scena, la condizione del felino. Dobbiamo stare pienamente, a questo dobbiamo abituarci proprio come attori, a prescindere dalla scena e anche come esseri umani, stare nella realtà. Cercare di togliere i pensieri come giudizio della realtà e utilizzare il pensiero, il raziocinio, soltanto in caso di pericolo, soltanto per deduzione, non in maniera sistematica, altrimenti il flusso di pensieri comanda la condizione sensoriale, cioè anticipo una realtà. E torno al discorso di prima, alcuni sfoghi di talune persone. Che stiamo tutti morendo, sta succedendo una catastrofe. Oddio, quello ha corso, quell'altro ha camminato, quello ha aperto la bocca. Oddio, il virus. Calma. Altrimenti noi creiamo una realtà immaginaria. Il problema c'è. Ma intanto entriamo da animali nella realtà e relazioniamoci a quello che sentiamo, i sensi innanzitutto che vanno sviluppati. L'intuito e poi il raziocinio, perché la vita non è causa-effetto, non lo è nell'analisi delle piccole cose, non lo è nell'analisi dei grandi sistemi, che chiaramente sono più variabili interrelate e risultati non calcolabili, non lo è neanche nella nostra vita, perché ci mettiamo in testa una cosa e poi ci troviamo in un'altra strada. E magari l'abbiamo voluta, ma l'abbiamo percorsa per vie indirette. E non sappiamo dominare questa cosa. Non sappiamo dire questa è la nostra strada e accadrà questo. Non siamo onniscienti.
Siamo esseri umani e come tali dobbiamo entrare e capire in che maniera rapportarci alla natura per ottenere il nostro risultato. Questo lo facciamo, ciao Stefania, questo lo facciamo anche nella in scena, non soltanto nella vita, anche in scena, da personaggio. E mentre lo facciamo, noi dobbiamo farlo in quel momento. Perché non farlo in quel momento, non stare dentro il momento, dentro quell'attimo, pienamente in relazione sensoriale con tutti e cinque i sensi, con l'intuito, dentro la scena, ma pensando al copione, non funziona. Non è credibile. Si vede che tu stai con la testa da un'altra parte e col corpo fintamente lì dentro. L'unico modo è che ci devi stare totalmente dentro quella cosa che stai facendo in scena. Ed è un'ottima simulazione della realtà. Più stiamo dentro la scena per quello che è e la assaporiamo, la viviamo, più sappiamo poi all'esterno relazionarci con l'ambiente in maniera totale, perché siamo allenati. Se pensi una cosa la riesci ad ottenere, dipende come la pensi. Anche su questo dovremmo parlarne un po', Jenny. La vita è ciò che succede tra un progetto e l'altro. Non ricordo chi l'ha detto, ma quanto è vero. Sì, è quello che ti capita mentre. La vita è quello che ti capita mentre pensi a qualcos'altro. Così mi permetti pure di rispondere a Jenny. È quello che ti capita mentre pensi ad altro. E ti capita pure perché l'hai pensata quella cosa che. Cioè, ciò che vogliamo è dentro comunque. Se mi ci fisso, è il momento che non ci riesco. Ok, va bene. Mi viene in mente nel parlare di questo, del meccanismo del sensoriale, un esempio che mi ha fatto, diciamo involontario, un mio amico che purtroppo non c'è più, e che è un grande attore che abbiamo avuto il piacere di conoscere soprattutto in Italia, perché lui praticamente ha svolto tutta quanta la sua carriera qui in Italia. E sto parlando di Thomas Milian. L'ho conosciuto, sono stato a casa sua a Miami nel 2014 e abbiamo parlato molto proprio di questi argomenti. Ero molto lui ha fatto l'Actor Studio e ero molto curioso di capire, soprattutto in quel periodo, parliamo degli anni 50, era compagno di Marilyn in quel periodo, per cui parliamo del primo Actor Studio e il lavoro di sensoriale fatto con Strasberg, era un lavoro molto importante, si puntava tantissimo su questo e ero molto curioso di capire come l'avesse sviluppato. E tra l'altro mi ha regalato questo libro su Stanislavski, questo è un libro che tengo con la sua dedica, che tengo da conto qui a casa e che ogni tanto leggo. Bene. Lui mi ha raccontato una cosa che gli è successa quando era piccolo, una cosa tragica, l'ha scritta pure nel libro, per cui posso raccontarla tranquillamente, però me l'ha raccontata di persona e piangeva, insomma era commosso mentre me la raccontava. Lui ha perso il padre, che era un generale delle milizie cubane, perché lui era cubano, ha vissuto a Cuba la sua infanzia, la sua giovinezza, e mi raccontava di questo padre molto violento. Lui avrebbe voluto che la prima figlia fosse stata maschio, per cui la trattava come un maschio, e lui, che era il secondo figlio, lo vedeva come una femminuccia, per cui lo trattava male. E mi raccontava, insomma, pure cose violente che gli faceva, vedendo più forte la sorella che lui, proprio fisicamente. E lui aveva paura del padre. Il padre, a un certo punto, cambiando poi il regime, è stato in qualche modo messo in isolamento, ecco, una cosa non come noi, per tanti anni, per 4-5 anni è impazzito e finché a un certo punto si è suicidato. Soltanto che nel momento in cui lui si va a sparare, mi ha raccontato che il parente si era chiuso in camera, ha chiamato la madre, la moglie, e lui aveva neanche 12 anni, si è nascosto, erano a casa della nonna. E praticamente sente madre e padre che parlano,
La mamma scappa via dalla stanza, piangendo, e praticamente lui si avvicina alla stanza e a quel punto, affacciandosi, guardando, vede il padre che si spara e si uccide. Gli prende in colpo e scappa via. Nello scappare via, mi ha raccontato, dice, io mentre scappavo via, da un lato ero inorridito da quello che era successo, però c'era una parte di me, mi ha detto, che era sollevata, cioè così non mi mena più. Lui, una parte di lui era finalmente era contenta, nel senso, si era tolto un peso, ok? Però correva e doveva andare chiaramente ad avvertire, cioè dalla nonna per dirle, guarda che è successa una cosa terribile, mio padre, tuo figlio è morto. Si è sparato, insomma. Poi. E dice che quando è arrivato dalla nonna, lui doveva piangere. Cioè, dentro non si sentiva così, si sentiva in qualche modo sollevato, però non poteva far vedere che stava meglio. Per cui si è inventato un pianto isterico per raccontare alla nonna la tragedia, mentre dentro non era conforme a quello che stava vivendo esteriormente, per cui ha dovuto lavorare istintivamente su due piani per sopravvivenza. Ora, recitare è un atto di sopravvivenza. Lui in quel momento ha dovuto recitare. Mi ha raccontato che era un bambino che a 7-8 anni faceva i giochetti, recitava da solo, e peraltro il padre gli menava pure per questo, perché era una cosa, insomma, da omosessuali, per capirci, secondo quel tipo di punto di vista, per cui era visto malissimo. Infatti lui, tu sei una donna, non sei un uomo, gli diceva, insomma, lo trattava in maniera violenta. E quando mi ha raccontato questo aneddoto, chiaramente la mente mia, oltre al dramma, chiaramente, che mi ha raccontato, no? Pensare a una cosa che potesse accadere, perché può accadere, poi è accaduto a lui, ma poteva accadere chiaramente a chiunque. Mi sono immedesimato in una situazione simile in cui, e ci capita a tutti, di vivere internamente qualcosa e dover mostrare altro all'esterno per sopravvivenza. Questo è un caso molto particolare, chiaramente, raccontato da un attore straordinario, perché al di là del fatto che noi lo conosciamo come la commedia, Bombolo, oddio, Ermonnezza, De Dona Pizza, lui era un attore straordinario. È venuto in Italia nel 59, mi ha detto, era venuto per 2 settimane per fare a Spoleto una pantomima, uno spettacolo di pantomima che sarebbe durato giusto 2 settimane al festival per poi tornare indietro, e alla fine è rimasto in Italia per 35 anni in pratica. E ha fatto i primi film, non so se li avete visti, ma insomma sono film d'autore, ha lavorato con Visconti, insomma ha fatto cose di un certo Antonioni. Cose veramente di un certo livello, un attore bravissimo. Niente, sì, un aneddoto molto. Ce n'ho tanti, eh? Poi se volete ve li racconto, ma insomma ce n'ho veramente, veramente tanti. Come è arrivato all'Actor Studio, poi lui mi divertiva tantissimo perché mi parlava questo romano cubano, un po' spagnolo, e poi però dentro c'aveva l'animo romano. Io non ho mai visto uno. È uno dei più romani di quelli che ho conosciuto, cioè proprio l'animo romano dentro, no? Una passione incredibile, e mi faceva ridere perché. E pensate, quando dopo qualche giorno, insomma, che ci frequentavamo, parlavamo, eccetera, provai a vedere un video sai, i film, no? Doppiato, mi dava fastidio, perché chiaramente poi ascoltandolo, parlandoci così dal vivo, poi sentirlo doppiato è come, mi dava proprio fastidio. Se lo rivedo adesso mi piace, perché chiaramente il doppiaggio da Amendola su di lui per quei film è stato straordinario, però in quel momento mi faceva molto molto effetto. Doppiato da Amendola, sì. Sentire il bisogno di quell'emozione. Lì se l'è inventato, perché chiaramente in quella situazione si è inventata una cosa. Quello è istinto. Anche perché, insomma, sarebbe stato inopportuno arrivare e dire, oh, dai, finalmente è morto. Cioè, a parte credo non l'avrebbe nemmeno fatto, però dentro, insomma, la situazione c'è una contraddizione. Ci sono dei momenti in cui viviamo paradossalmente una contraddizione talmente forte che è come se avessimo due anime e noi non sappiamo quale seguire. E chiaramente la recitazione è quel meccanismo di equilibrio che ti permette di rapportarti con l'esterno, e di salvarti dal punto di vista sociale.
questo. Allora, imparare a simulare, capire quali sono i meccanismi, ci permette poi nella scena di affrontarla in maniera credibile e nella vita di essere più ricchi da quel punto di vista, che non è mentire, è adattarsi. Come dicevo, causa effetto, il virus si adatta all'ambiente, noi ci adattiamo al virus, tutti ci adattiamo e cambiamo. Esso muta, noi con lui e la vita va avanti. Ok? Va avanti perché va avanti e va avanti pure alla grande. Con uno, due, un miliardo di virus e di interpretazioni. Perché mutiamo forma, la mutiamo sul palco e impariamo a mutarla anche all'esterno. Chi mi dice di, sai, l'attore è una persona finta? No, è uno che si adatta, tutto lì. Ma perché la vita è adattamento, stiamo immersi nella natura, non la guardiamo da fuori. Io li vedo tutti quelli di Thomas Millian. Bene, fai bene. Guarda pure quelli vecchi che ha fatto i film d'autore del tempo, sono molto belli. Ciao Maria, eccoci. Bene, per cui il lavoro sul sensoriale. Vi dicevo, il lavoro fatto ad esempio sull'ascolto. Molto molto interessante. All'inizio io faccio fare sempre gli esercizi ad occhi chiusi, per cui quello che vi consiglio è di fare questo tipo di esercizi all'inizio soprattutto, chiudendo gli occhi. Ci permette di concentrarci maggiormente sulla situazione e di capire meglio. Poi riusciamo a farlo pure ad occhi aperti, riusciamo a riconoscere i suoni, ma serve allenare l'ascolto, allenare l'orecchio, perché all'inizio senti i suoni confusi, non riesci ad avere l'attenzione, la concentrazione. In una delle prime lezioni abbiamo parlato della concentrazione e uno pensa che la concentrazione sia una cosa tipo non mi concentro. No, la concentrazione nel sistema Stanislavski e comunque io direi in genere è riuscire a stare immersi nella realtà con tutti i sensi. E allora la mente si libera. Come diceva Alessandra, ho letto un messaggio di sfuggita tipo la meditazione, cioè la mente si libera dal flusso dei pensieri che sono, diciamo, che vanno a sostituirsi alla realtà, ma stai dentro la realtà, che è diverso. È più frequente mostrare gioia mentre dentro sei triste, sopravvivenza, può capitare, sì, Rosa, sì, può capitare. C'è pure chi gli viene a dare dei funerali, per cui. Cioè, i meccanismi interni sono tanti. E è così, cerchiamo di studiarli. Ok, primo esercizio, lavoriamo sull'ascolto. Poi chiaramente in questo modo, sempre a occhi chiusi, che può aiutarci all'inizio, come dicevo, possiamo lavorare su tutti quanti i sensi. Ad esempio, proprio meccanismi di base, eh? Poi di volta in volta vi do altri elementi, sempre più, chiamiamoli sofisticati, insomma, sempre. Che ci portino verso l'interpretazione. Qui stiamo semplicemente riattivando dei canali, che non è poco, è tantissimo. Soltanto riattivando questi canali in maniera seria, vedrete che poi lo stare in scena può cambiare totalmente. Sempre che uno si fidi, perché la parola chiave è fiducia, dovete credere, dovete essere credenti. Ok? Crediamo. E questa cosa ci permette di entrare in contatto con la realtà. Racconta se vuoi quell'episodio della signora che ha preso il volo, che è molto interessante riguardo la. Ah, sì, ok. Sì, vabbè, quello è il condizionamento, assoluto condizionamento. Poi io in realtà mo vo racconto. Va bene, Marco, lo faccio, giuro. Per cui dicevo, anche con gli altri sensi dobbiamo fare la stessa cosa. Il tatto, fate sempre ad occhi chiusi. Vi è mai capitato di capire il materiale? Le cose che tocchiamo attraverso il tatto, capirlo fino in fondo. Chi lo fa di mestiere, riconoscere per esempio un materiale da un altro con le dita, una stoffa si è pregiata o meno, ok? È una cosa che in genere noi tocchiamo come capita. Invece la capacità di riconoscere, capire la realtà attraverso il tatto, il modo in cui senti, carezzi, tocchi. Capire bene il sarto, sì. Capire bene il materiale, andare a fondo, andare a fondo. Lo stesso vale per l'olfatto. Se provate a lavorare molto con il vino, ad esempio, e io lì,
sono molto esperto, e soprattutto dal punto di vista quantitativo, diciamo, ecco. E utilizzare l'olfatto per capire la realtà, come il sommelier. Ok, se lavorate molto sull'olfatto, vi torneranno in mente pure cose antiche, può capitare, perché vi arrivano odori o sapori antichi che vi riportano in una dimensione e dice, oddio, quella volta le scopro. Per esempio a me succede molto con quegli odori tipo di quelle plastiche, quelle gomme che si utilizzavano a scuola, no? Se mi riviene quell'odore vengo catapultato immediatamente in un ricordo dell'elementare o delle medie. E mi ritornano i volti dei compagni, insomma, è una roba spiazzante. La nostra mente è fatta così, è straordinaria. Per cui alleniamo i sensi innanzitutto in questa, riaprendoli, cioè ricollocandoci in una condizione di ascolto sensoriale puro. Ok, questo è il primo elemento ed è il primo passaggio da fare. Per cui gli esercizi che vi consiglio sono proprio questi: lavorare su ogni singolo senso, anche a modo vostro. Cioè non è che esiste una tecnica specifica, fate anche in maniera libera, ma il senso è questo. Isoliamo soprattutto la vista perché siamo abituati a vedere, a riconoscere la realtà quasi esclusivamente con la vista e iniziamo a riaprire gli altri canali, ok? La prima cosa che la cocoina, sì, precisamente, la cucina di nonna. Mamma mia, eh sì, ti riporta proprio indietro. Io già sballo soltanto se ci penso, Luana. Capito? Ah, già sto meglio. Hai capito? Tossico dentro proprio, macello. Però è questo. Ok, e vedete come cambiate all'interno senza che quella cosa ci sia. Cioè, la sola immaginazione sensoriale, o meglio, attraverso l'immaginazione, attraverso i sensi, riesco ad andare con l'immaginazione in una zona anche passata e cambio fisiologicamente. Cioè quella cosa mi cambia perché io l'odore lo sento, anche se non c'è, anche se sta nella memoria. Il sapore lo sento, rivivo quella cosa e dal punto di vista fisiologico cambio l'odore dei materassini. Cioè cambio perché? Perché noi determiniamo il nostro cambiamento interno dall'immaginario. Se adesso penso che stanno morendo tutti, mi sento male, mi viene l'ansia, sto male, ma non è che sto male come concetto, sto proprio male, tremo tutto, perché è l'immaginazione che comporta. Se più stiamo nella realtà, più aderiamo al sistema vita, più stiamo nell'immaginazione, soprattutto se indotta, e meno aderiamo alla vita. E facciamo cose folli. In scena potremmo dover fare cose folli. Allora dobbiamo capire come funzioniamo. Non ci dobbiamo far funzionare dall'esterno attraverso l'induzione di un comportamento per acquisizione di immaginario. Ma dobbiamo poter capire come funzioniamo per utilizzare il nostro immaginario quando ci pare. Non so se mi sono spiegato, e perdonate la lieve foga e la vena polemica, perché è abbastanza in linea con alcune cose che accadono talvolta anche in questo periodo. L'odore delle foglie, delle piante sul fiume mentre sto sull'altare, ecco, perfetto, questa è un'immagine specifica che nasce da un sentire. L'odore di bruciato, Maria, sì. Sì, che poi l'odore di bruciato esiste, bruciate, la gomma per esempio, no? La gomma bruciata è un odore particolare. Se riesci a fartelo tornare, ti cambia dal punto di vista fisiologico. Il rapporto tra l'immaginazione. Dunque, il lavoro sui sensi, immaginazione sensoriale, fisiologico, fisiologia, cioè cambiamo materialmente. Odore e sapore sono i sensi che a livello di reviviscenza sono più concreti, precisamente. Sono sensi che non danno solo un'emozione, ma anche una vera e propria concretezza di quell'emozione, perché ti cambiano nel corpo, sì, precisamente. Questo è un pezzo di Stanislavski, assolutamente, è vero. L'odore della pioggia sull'asfalto. Ma è un'altra cosa, no? Che ci sta pure un po' mancando, forse la pioggia che pulisce quello che può pulire. Anche se il sole non è che ci dispiace, insomma, anzi ci piace.
Siamo italiani a maggior ragione. Sì, sono tanti gli odori che possiamo recuperare e che ci cambiano, no? Basta semplicemente immaginarli e già ci sentiamo diversi. Ci sentiamo meglio tante volte. Se siamo intelligenti andiamo ad immaginare, è come nel sogno. Nel sogno noi andiamo ad immaginare qualcosa di cui abbiamo una profonda necessità, di cui non abbiamo una consapevolezza, una coscienza razionale, ma che dentro c'è. E allora, vivendolo nel sogno, il corpo cambia fisiologicamente, muti e hai vissuto quella cosa. Il sogno è vita, cioè tu l'hai vissuto realmente. Il suono del polistirolo che mette i brividi. E adesso vi faccio un segno sul gessetto sulla lavagna. No, ah. Il gessetto sulla lavagna mi dà dei denti che digrigna, no? Ah. Ti cambia proprio, ti dà fastidio. Cioè, perlomeno a me, poi non lo so, a voi, no? Il rumore del trapano, no? Come se entra nel cranio, no? Il trapano del dentista. Sono fastidioso, la smetto. A volte soltanto l'idea di quella cosa ti mette quel brivido, quel fastidio. E non c'è. Noi facciamo uno spettacolo in esercizio, è anche un film. Dove a un certo punto c'è lei che vomita e ogni volta che in scena, anche nelle prove, vomita, tutti quanti che schifo e si scansano. Non c'è vomito, c'è soltanto il gesto, c'è soltanto il sentire e l'idea. Ma se l'attrice lo sente veramente, a prescindere che non esca nulla, chi lo percepisce vomiti pure tu, cioè lo percepisci per quello che è. Le unghie sulla lavagna a macello, sì. E è così. Allora poi trasferire attraverso i sensi l'immaginario proprio all'altro, quello è recitare. Perché si crea la connessione. Io vivo un immaginario e lo rifletto agli altri che lo vivono insieme a me. Vi facevo nella prima lezione l'esempio del bambino che guarda. Seconda lezione. Che memoria. Che guardava il faro. E noi che guardavamo lui che guardava un faro e tutti quanti stregati da questo bimbo che guarda il faro, chissà che cosa immaginasse, ed eravamo tutti quanti rapiti da qualcosa che non c'è. Non c'è nulla. Jean-Marie è una scorreggia, cioè Jean-Marie, una scorreggia non si dice, eh? Forse perché ho parlato di Thomas Mann, ma dai, no? Nell'ascensore, ecco, poi da quando abbiamo tirato fuori il virus letame, vedo che iniziamo a fare la sceneggiatura, vedo, eh? Bene, bene. Tutto nacque in un ascensore. Qua è nato col pipistrello in Cina, invece qui in un ascensore, virus letame, nasce da lì, quello esce dall'ascensore e attacca la dissenteria a tutti. Ho frequentato per un po' un amico non vedente, riusciva ad ascoltare prima di me. Eh sì, per forza, perché automaticamente vai a sviluppare gli altri sensi, perché servono a colmare quello che tu non puoi avere. Il modo in cui ti orienti, le distanze, come vai a coprirle, ti adatti all'ambiente. Il meccanismo è molto semplice, adattarsi all'ambiente. È molto semplice. E il problema di fondo è che non siamo onniscienti. Quando ci mettiamo la maschera, il coso, entriamo contro il virus nel supermercato. Ok? Se avessimo una vista tale, ultramicroscopica, perché il microscopio non riesce a vederlo il virus, ma se noi avessimo una vista che vede tutto, o un olfatto che sente il virus, appena lo senti, ti scansi, è finita. Non siamo onniscienti, per cui ci adattiamo all'ambiente. I sensi ci servono per adattarci il più possibile all'ambiente, ma non dimentichiamoci che siamo esseri umani, che è una fregatura perché abbiamo coscienza e riconosciamo la nostra mortalità, anche se poi ci appelliamo a degli stregoni, non so perché, questo ancora lo devo capire. Però abbiamo un'opportunità. L'intuito, quella è la grande opportunità. E
In parte la logica, ma l'intuito mica è male, sai? Il ruttino di un bambino. Sembra una canzone. Il ruttino di un bambino. Bella. Ah, Robbie Williams squillante. Sì, anche. Beh, quello era un genio. Riguardo a... Ah, ok, era la scuola. Profumo di donna. Oh, ok. Profumo di donna è un film molto bello. L'ha fatto Gassman, l'ha fatto poi Al Pacino che ci ha vinto un Oscar. E lì sono stati costretti tutti e due a fare un lavoro importante di sensoriale. Là devi interpretare un personaggio non vedente, per cui l'unica strada che hai per farlo in maniera dignitosa è quella di orientarti da non vedente. Per cui inizi a lavorare con una benda come se non vedessi, e da lì parti e cominci a capire come muoverti e come percepire la realtà. Infatti, questo volevo fare, eh? Volevo iniziare a farvi capire come funziona il lavoro dal sensoriale all'interpretazione. Per cui già oggi vi faccio, che ne so, prendo una scena di un testo e iniziamo a capirla, a studiarla. Prendo una scena di un film, vi faccio vedere la scena e cerchiamo di capire che cosa è successo in quella scena, come l'attore ha lavorato, soprattutto prendendo scene particolari. C'è un film che è uscito qualche anno fa, si chiama Buried, Buried. Sepolto vivo è un film molto interessante. Praticamente si svolge tutto quanto dentro una bara, cioè uno viene seppellito dentro una bara e l'attore ha dovuto interpretare un film intero chiuso dentro una scatola, fondamentalmente. È quello che dicevamo ieri con Jean-Marie rispetto alla foresta, però al contrario, cioè lui è chiuso dentro una scatola di legno, chiaramente viene inquadrato da sopra, per cui la scatola non è chiusa. Altrimenti poi mi muore l'attore, per l'altro mi serve vivo. Però lui deve vivere la chiusura. Mica è facile. Come si fa? Iniziamo a farci un'idea su come si potrebbe fare una cosa simile. Perché, non dico che vi capita di fare la stessa cosa, però è un lavoro attoriale molto complicato, è stato molto bravo. E noi proviamo a studiarlo. Il teatro è illusione. Tutta la vita è un'illusione e il teatro altro non è che l'illusione nell'illusione. Mannavate di sta cosa. Il sudore di alcune persone non si può sentire e tocca scansarsi, è un po' come il virus. A un metro di distanza, ma se manco basta. Scappi, altro, c'è ragione, vi ho anticipato. L'intuito è una grande risorsa, purtroppo poco valorizzata oggigiorno. Invece no, è importante valorizzarla perché ti... è come la recitazione, no? Ti salva la vita, cioè... come una telefonata e ti salva la vita. Sì, è importante perché ti mette in connessione con la realtà a un livello più alto. Infatti, anche tutto questo positivismo, no? Chiamiamolo così, odierno, questo capire che se accade il discorso della causa-effetto che facevo all'inizio, se fai questo ottieni questo, ma chi te l'ha detto? Stai buono. Può essere. Re. Insomma, mica l'ha fatto tanto bene il film, sinceramente. Chi? Tu intendi Gassman, immagino. Uma Thurman in Kill Bill, che ansia. Bard, come ambientazione mi ha ricordato... Della? Anche quello ambientato in uno spazio ristretto. Non so se c'è un errore nella battitura, io non conosco quel film comunque. Sì, è scritto così. Visto un sepolto, un altro sepolto, interessantissimo, devo vederlo. Assolutamente sì. L'hanno messo in quarantena per 2 mesi, pure l'attore di... hanno messo in quarantena, sì, poraccio. Però ha fatto una bella interpretazione. Il video che ti ho mandato è proprio provocatorio. Se non vivi le emozioni, esce solo una... Ah, ok, perché Renato, che ha fatto Renato? Renato mi ha inviato un video, come vi dicevo, no? Ha fatto Jack Nicholson. Ok. In realtà ho visto anche l'interpretazione di Cristina, sempre prendendo spunto da un film, che è quello che voglio fare nei prossimi giorni. Prendiamo spunto dai film e proviamo a riprodurli. Quando però guardiamo un film, l'esercizio di ripetere la scena di un film è l'esercizio più sbagliato che possiamo fare. Non va bene, perché che me rappresenta ripetere una scena? Non va ripetuta una scena di un film, è sbagliato. Però se proprio vogliamo provare a farlo, così per divertirci, dobbiamo dare la nostra interpretazione.
Non possiamo andare a imitare da fuori quello che ha fatto un altro. Quello è l'errore basilare, non va fatto. Cioè, devo capire che cosa sta facendo, poi dopodiché faccio mia l'idea e la riproduco a modo mio. Se io vado a imitare l'effetto, ecco, quello mi serve per capire che ho sbagliato sicuramente. E in questo caso Renato, ma anche Cristina nell'altro video, hanno un po' interpretato l'effetto. Sì, ma perché ti viene anche spontaneo andare a ripetere i modi, ma è sbagliato. Devo capire i moti interni, cioè che cosa vado a fare. Devo immergermi in questa dimensione. Usate i sensi, cercate di stare dentro. Ci vuole tempo, non è semplice. Nonostante il tempo, è difficile lo stesso. È una cosa molto complicata. Ma dobbiamo fidarci che se sto. Faccio un esempio stupido: se durante nella vita sto parlando con qualcuno, ok? Però mi scappa di andare al bagno. Il fatto che io debba andare in bagno pesa fortemente sull'interazione con l'altro. Non in termini di oddio, quella è una commedia, quella è una parodia. Proprio in maniera assolutamente naturale. Vi sarà capitato che state in una conversazione interessante, però avete un'altra premura, o fisiologica o anche proprio psicologica, no? Devo fare una telefonata importante, però sono molto interessato all'altra persona e al discorso che stiamo facendo. Però so che devo fare una telefonata. Per cui sto in due parti contemporaneamente. Sono concentrato sull'altro perché sto in relazione, però so che devo fare un'altra cosa. Ok? Questo esiste. Se io sto in scena, devo preoccuparmi assolutamente di questo, se è quello che fa il personaggio. Non posso dimenticarmelo. Se devo andare in bagno, devo andare in bagno ed è parte essenziale della scena. Ok? Chiaramente mi riproduco la condizione come se. Non è che compro un lassativo e me lo bevo prima di entrare in scena. No, anche perché poi rischi. No. Mi riproduco quella sensazione come se. Perché adesso ho chiesto di fare quegli esercizi di sensoriale semplicemente per riattivare dei canali. Poi impareremo a lavorare sull'immaginario, ma è un secondo step. Non anticipiamo le cose, piano piano. Ok? Basta pensare alle emozioni, va bene, la scienza non è tutto, mi sa assolutamente. L'ho visto Barrett, ok, molto interessante. Si potrebbe andare sulla respirazione, c'è cioè la sensazione di chiusura attraverso il respiro spezzato. Attenta alle sensazioni, ti prego Cristina, attenta a produrre sensazioni. Tutto l'allenamento serve per acquisire informazioni. Quando eseguiamo, non pensiamole, perché sennò si vede che stai pensando all'esecuzione. È lì che si crea il problema. Capito? Lo dicevo pure per il video. È lo stesso meccanismo che il rischio è che tu vai a razionalizzare l'esercizio. Fallo e basta. Se io lo razionalizzo, poi lo riproduco in scena, non so se mi spiego. L'esercizio è liberatorio, serve a disinnescare un processo di controllo. Altrimenti io metto in scena il controllo, cioè metto in scena l'esercizio, non so se mi sono spiegato. Questo è importante, anche come descrivi le cose, mi interessa perché faccio attenzione alle parole. Dietro la parola che utilizzi c'è un meccanismo mentale che si è innescato e voglio disinnescarlo, per questo te lo dico. Vale la pena? Te lo sto a dire, Fede, sì, vale la pena, sì. Poi non è che è il film più bello del mondo, però per questo tipo di esercizio è un esercizio assolutamente. E il film non è male. Non volevo fare una recensione, non so. Duel di Spielberg, sì. Ah, Duel, infatti non è, sì, non avevo capito, mi era uscita fuori un'altra parola, ho detto, boh, Del. E tu ci hai insegnato a leggere e entrare nelle emozioni, a lasciare correre il flusso, cioè lasciare che le emozioni arrivino, perché tante arrivano, è naturale che arrivino. Se con i canali diciamo siamo aperti, io dico così in maniera impropria, automaticamente variamo condizione, per cui arrivano le emozioni, ci cambiano, è la natura. E come attori dobbiamo rimanere aperti affinché questo accada. Se stiamo in una corretta interrelazione con gli altri, accadranno delle variazioni corrette. Quelle corrette, ritorno al meccanismo causa-effetto, oggi sto in fissa, quelle corrette non sono delle proprio quella cosa lì, ma è all'incirca quella cosa lì. Se tu fai questo, all'incirca capiterà quella cosa e tu ti adatterai a quella cosa che hai percepito variandola, relazionandoti a quello che accade in quel momento. Anche perché, come facciamo a dire, la rabbia? Esiste la rabbia? È come i colori, no? Quando vai. Ogni colore c'è la sua sfumatura, hai visto su Photoshop, no? C'hai.
ogni colore è uno schema di più colori con una certa quantità, no? Per cui tra rosso, rosso meno rosso, più arancio, un po' più giallo, un po', cioè, che vuol dire? Sono arrabbiato, un concetto generico. Si può essere arrabbiati in diversi modi, a diversi livelli. Per quello dico, è un mutare forma. E questa cosa non possiamo coglierla con precisione. Andiamo verso una condizione. Come quando dicono piangi in scena, ma non è che devo piangere. Io vado verso una condizione attraverso l'interazione con gli altri. Mi potrebbe venire da piangere. Potrei esplodere in un pianto dirotto, potrei semplicemente inumidirmi gli occhi o sfogarla in un modo diverso. Cioè non è che devo piangere. Poi se di scena è bello esteticamente che esca la lacrima, faremo in modo che esca questa benedetta lacrima, ma... Ok? Come quando si interpreta una canzone nota, occorre dare la propria interpretazione, se no è la brutta imitazione di quello, sì. Una brutta cover. Mi immedesimo talmente tanto in qualche scena di film che preferisco glissare su questa sceneggiatura e non ho voglia di avere tipo Shining, ok? Non ce la faccio. Ok, questo di... Certo, quello che vi ho proposto è un film abbastanza inquietante. Cioè, non è... È pesante, vabbè, se tutti immedesimi stai lì dentro, guardate un'altra cosa, sono d'accordo con te. Cioè, però è lo schema, cioè, quello è fatto apposta per metterti in quella condizione. Magari guardane proprio un pezzettino giusto per capire che cosa intendevo. Gasman, intendevo proprio una scena di scoiattolo in poggia. Ah, ok, va bene. Il lavoro che fa Robin Williams sulla scena di In Patch Adams con gli scoiattoli è molto bello, è molto interessante da questo punto di vista. Sì, è vero, l'avevamo studiato una volta. Anche perché esco dalla sala con gli occhi, e in questo caso, come una ranocchia, in questo caso esci dalla camera da letto, perché, immagino, perché, o dalla sala da pranzo, dovendo stare in casa. Anche a me succede, Francesco, io sto cercando di interpretare la scena del monologo finale di Matrix. Quando Smith chiede a Neo perché continua a battersi, pensavo fosse ammazza se è difficile. È difficile per una serie di motivi, Francesco. Intanto perché parliamo di una dimensione immaginaria proprio del racconto, per cui interpretare un personaggio simile significa mettersi in una condizione parallela rispetto alla nostra vita. Cioè, già Matrix come film è un parallelismo rispetto alla vita, no? Può essere una metafora, è fantascienza, diciamo, no? Però è anche un po' una metafora della vita. Immedesimarsi in una condizione così immaginaria è un meccanismo complicato, chiaramente, no? Proprio entrare nel racconto. Poi in più devi interpretare da personaggio e quel personaggio che cosa rappresenta? Cioè, quando facciamo i film di fantascienza, noi dobbiamo capire, magari un giorno ne parleremo. Me lo segno così magari ne parlo nelle prossime lezioni. Quando facciamo un film di fantascienza, noi stiamo raccontando l'uomo, non la fantascienza. Così come la scienza, lo dicevo oggi prima, è una porzione, è un punto di vista della realtà da parte dell'uomo, cioè la scienza non è la realtà, è il nostro modo razionale di interpretare e di capire la realtà. La fantascienza è un nostro modo di interpretare la nostra interiorità producendola nella realtà futura. Ok? E quando faccio un personaggio di fantascienza, faccio un personaggio di fantasia che però è ancorato alla terra, perché quello che io immagino, lo immagino in base a quella che è la realtà che io vivo. Ok? Proietto parte della mia fantasia ancorandomi alla realtà. E per cui ci devo mettere del reale dentro il personaggio immaginario. Altrimenti non lo interpreto, diventa un'astrazione e basta. Quest'estate ho assistito a uno spettacolo che parlava di pazzia, non lo sapevo, l'ho sentita male. Ti faccio vedere solo commedie, Luana. Sono arrabbiata nera in questo periodo, questo è il mio colore, ok? La rabbia non è uguale per te assolutamente, ma non è uguale mai per tutti in diversi momenti, no? Ognuno di noi è rimasto in modo diverso, assolutamente. Memorizza solo le parole e prova a metterle in un altro ambiente con le intenzioni che ti vengono sul momento. Beh, il lavoro è molto complesso, Isaac, bisogna fare una serie di passaggi. Ok, Mariangela mi saluta perché deve andare a preparare la cena, questo io lo so, perché quando si... che anche un po' diventa la mia sveglia, no? Certo, Mariangela mi ha detto che lei va a cucinare, per cui io so che stiamo quasi, quasi in chiusura.
Allora, vi ho dato un po' di esercizi, vi ho fatto entrare un po' nel meccanismo del mettersi in relazione con la nostra, con i nostri sensi in maniera più chiara, più precisa, più profonda. Per cui chiudete gli occhi e provate a fare esercizi, l'ascolto, il tatto, l'olfatto, ok? E vediamo che cosa succede. Un consiglio, c'è un giusto modo per entrare completamente nel personaggio da interpretare? Paola, mi fai... sì, è un discorso che affronteremo senza dubbio. Io nel lavoro sul personaggio confido molto nel sesto senso, nell'istinto, quello tipo. E poi abbiamo, cioè, innanzitutto da fare un'analisi corretta del testo e entrare nella dimensione di quel personaggio, che è una persona come noi, che però vive una certa condizione, ha una certa essenza. Si relaziona a un certo ambiente, a un background, noi dobbiamo entrare in quello e poi istintivamente vai verso il lavoro specifico sul personaggio. Non esiste, a mio parere, una tecnica specifica per arrivarci, ognuno lo fa un po' a modo suo, però i principi sono questi. Si parte da un'analisi, si parte da un'apertura, proprio da una capacità attoriale personale, uno sviluppo della capacità attoriale, quello è fondamentale, e poi si arriva per istinto al risultato. Ok, poi quello che mi ha chiesto Marco magari lo racconto domani, mi vado a vedere i commenti che avete fatto, così se mi sono perso qualche cosa domani posso iniziare a rispondere. Mi raccomando, fate esercizi e iniziamo a entrare nella pratica. Oggi volevo leggervi un testo, vabbè, abbiamo tutto modo e tempo. Mi raccomando l'esercizio, eh. Abbiamo iniziato una seconda fase pratica e ci scambiamo idee. Vi ringrazio della partecipazione, io vi aspetto sempre domani, stessa ora alle 19. Grazie a tutti, a domani, buona serata.